Amen. Dal Libro di Cielo, volume 15, 16 dicembre 1922. Stavo pensando all'atto in cui il Verbo Eterno scese dal cielo e restò concepito nel seno dell'Immacolata Regina, ed il mio sempre amabile Gesù, da dentro il mio interno ha messo fuori un braccio, cingendomi il collo, e nel mio interno mi diceva: «Figlia diletta mia, se il concepimento della mia celeste mamma fu prodigioso e fu concepita nel mare che uscì dalle tre divine persone, il mio concepimento non fu nel mare che uscì da noi, ma nel gran mare che risiedeva in noi, la nostra stessa divinità, che scendeva nel seno virginale di questa Vergine e restai concepito». È vero che si dice che il Verbo restò concepito, ma il mio celeste Padre e lo Spirito Santo erano inseparabili da me. È vero che io ebbi la parte agente, ma loro ebbero la concorrente. Immaginati due riflettori di cui uno riflette nell'altro lo stesso soggetto. Questi soggetti sono tre. Quello di mezzo prende la parte operante, sofferente e supplicante. Gli altri due vi stanno insieme, vi concorrono e sono spettatori. Sicché potrei dire che dei due riflettori, uno era la Trinità Sacrosanta e l'altro la mia cara mamma. Lei nel breve corso della sua vita, col vivere sempre nel mio volere, mi preparò nel suo virginal seno il piccolo terreno divino, dove io, Verbo Eterno, dovevo vestirmi di carne umana, perché mai sarei sceso dentro un terreno umano. E riflettendo la Trinità in lei, restai concepito, onde mentre quella stessa Trinità restava in cielo, io restavo concepito nel seno di questa nobile regina. Tutte le altre cose, per quanto siano grandi, nobili, sublimi, prodigiose, anche lo stesso concepimento della Vergine Regina, tutte restano dietro. Non c'è cosa che possa paragonarsi, né amore, né grandezza, né potenza al mio concepimento. Qui non si tratta di formare una vita, ma di rinchiudere la vita con la V maiuscola
che dà vita a tutti. Non di allargarmi, ma di restringermi per potermi far concepire. Non per ricevere, ma per dare. Chi ha creato tutto per rinchiudersi in una creata e piccolissima umanità. Queste sono opere solo di un Dio. E di un Dio che ama e che a qualunque costo vuol legare col suo amore la creatura per farsi amare. Ma questo è un bel nulla ancora. Sai tu dove sfolgorò tutto il mio amore, tutta la mia potenza e sapienza? Non appena la potenza divina formò questa piccolissima umanità, tanto piccola che poteva paragonarsi alla grossezza di una nocciola, ma con le membra tutte proporzionate e formate, ed il Verbo restò concepito in essa, l'immensità della mia volontà, racchiudendo tutte le creature passate, presenti e future, concepì in essa, con la E maiuscola, tutte le vite delle creature. E come cresceva la mia, così crescevano loro in me. Sicché mentre apparentemente parevo solo, visto col microscopio della mia volontà, si vedevano in me concepite tutte le creature. Succedeva di me come quando si vedono acque cristalline, che mentre compariscono chiare, viste col microscopio, quanti microbi non si vedono? Il mio concepimento fu tale e tanto che la gran ruota dell'eternità restò colpita ed estatica nel vedere gli innumerevoli eccessi del mio amore e tutti i prodigi uniti insieme. Tutta la mole dell'universo restò scossa nel vedere rinchiudersi colui che dà vita a tutti, a tutto, restringersi, rimpicciolirsi, rinchiudere tutto in sé, e per fare cosa? Per prendere le vite di tutti e per far rinascere tutti. Bene, per poter fare oggi, l'ultimo giorno dell'anno e anche l'ultimo giorno dell'ottava di Natale, questa meditazione sul concepimento del Verbo Eterno, diciamo che ho saltato, ma poi sarà ripresa nei giorni seguenti, la pagina molto lunga dell'8 dicembre del 1922 che parla nuovamente dell'Immacolato Concepimento, e però su cui abbiamo avuto già modo di riflettere, no? Questa meditazione mi pareva particolarmente consona a questo giorno perché, appena celebrato il Natale, questa meditazione ci fa rendere conto che purtroppo noi del prodigio immenso dell'incarnazione, per mutuare un'espressione di Gesù, non ne abbiamo compreso nemmeno una lontanissima acca. Ecco. È evidente che il mistero dell'incarnazione, come tutti i misteri divini, questo non dobbiamo dimenticarlo mai, figlioli miei cari, e chiunque ascolterà questa meditazione, i divini misteri sono sempre divini misteri. Nel senso, per quanto la rivelazione e la sana dottrina della Chiesa ce li possa presentare, sono sempre, proprio per antonomasia e per definizione, non suscettibili di essere perfettamente compresi. Perché un mistero è proprio questo, un mistero non è una cosa, come dire, oscura e talmente tanto evanescente che è completamente ignota o ignorata. Questo sarebbe un po' troppo. Ma un mistero è qualcosa che, avendo a che fare con Dio, per quanto sia intellegibile e quindi conoscibile e almeno in parte comprensibile, non può da noi
essere perfettamente compreso, perché per capire bene cosa è successo noi dovremmo essere una delle persone della Santissima Trinità, ecco, proprio per dirlo proprio in termini espliciti, ecco, perché anche i paragoni, le immagini che usa Gesù in questo scritto, che servono certamente a darci qualche ulteriore piccola luce, possono essere da noi comprese fino a un certo punto, perché il mistero della Santissima Trinità, che noi certamente sappiamo, come dire, come rettamente interpretare, guai, insomma, quando non lo si fa nel debito modo, no? Perché si esce subito dalla fede divina e cattolica, che proprio si fonda, ecco, sulla retta fede trinitaria, proprio sul caposaldo, come sul caposaldo imprescindibile, no? Però rimane addirittura il mistero della Santissima Trinità, l'oceano dei misteri, è stato chiamato da qualche padre, no? Della Chiesa, il mistero fondale, perché la nostra mente non può perfettamente comprendere come sia possibile che nell'unità di una sola natura ci sia la Trinità di tre distinte persone che sono in tutto uguali e condividono l'unica natura, salvo la differenza delle relazioni d'origine. Solo quella è l'unica differenza, cioè il non essere l'uno l'altro, cioè il padre è padre, non è figlio, non è Spirito Santo, il figlio, non è padre, non è Spirito Santo, lo Spirito Santo, non è padre, non è figlio. Ma come si sa dalla teologia a cui Gesù fa riferimento, non c'è nessuna operazione compiuta da Dio che non coinvolga tutte e tre le persone della Santissima Trinità. Quindi non solo si può, ma si deve dire che solo il Verbo si è fatto carne, d'accordo? Che questa è un'operazione propria della seconda persona della Santissima Trinità. Però lo Spirito Santo era il Padre, erano inseparabili da Lui. Ecco per cui dice, sono come alcuni riflettori che riflettono tre soggetti, e quello di mezzo prende la parte operante, sofferente e supplicante, questo è Lui, no? Perché diventare uomo questo significava. Ma gli altri due vi stanno insieme, vi concorrono a questa operazione, e infatti sappiamo che il Verbo fu concepito dal Padre per opera dello Spirito Santo, come diciamo nel Credo, e quindi vi concorrono e sono spettatori. Questo è un adorabile mistero, grandioso, come poi Gesù spiega. Allora, prima di passare alla grandiosità del mistero, occorre vedere un dato, un punto che Gesù ha evidenziato negli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, che a quanto io ne so, ma a quanto sembra, perché è affermazione che anche Gesù fa sua, prima non era stata così sufficientemente evidenziata. Cioè, il fatto che non era sufficiente l'Immacolato Concepimento di Maria Santissima, ossia l'assenza in lei di ogni macchia e ombra di peccato. Questa era una condizione, noi diremmo, necessaria, ma non ancora sufficiente. Perché Gesù spiega: lei mi ha preparato il mio soggiorno col vivere sempre nel divino volere, perché mai sarei sceso dentro un terreno umano. Ecco, questa affermazione è una di quelle classiche che anche nella nostra meditazione personale, anche quando ci si portano dietro poi, no, i frutti della meditazione, è una cosa che dobbiamo ricordare. Una cosa meramente umana, di fronte all'immensità e alla grandezza di Dio, cioè per farsi un'idea, sarebbe come un micron di atomo, se fosse possibile, insomma, già l'atomo è la particella elementare della materia, assolutamente invisibile neanche con i più grossi microscopi che si stanno in giro, sarebbe come un micron di atomo nei confronti di tutte le galassie dell'universo, e ancora il paragone non sarebbe sufficientemente adeguato. Cioè, perché noi dobbiamo avere un'idea adeguata dell'infinita, se
santità, eccellenza, grandezza, infinità, potenza, immensità di Dio. Quindi anche se quella infinitesima particella di atomo fosse purissima, d'accordo, perfettissima e, come dire, tra virgolette, diciamo così, pulitissima, non potrebbe contenere l'immenso e l'infinito. Non ce la fa. E allora che cosa cercava il Verbo e che cosa ha suscitato, ha stimolato a fare alla Madonna appena concepito? Cercava un ambiente divino. E quell'ambiente divino lo si trova quando la divina volontà abita, ha messo la sua tenda, ha la sua vita nell'anima. Allora noi dobbiamo, quando pensiamo a queste cose, dobbiamo subito ritornare al Vangelo, dove Gesù, ricordiamo che cosa dice, no? Che tutti quanti noi abbiamo la vocazione ad essere madre di Gesù, io e te. In questi giorni, perché non lo dico io, dice Gesù nel Vangelo. Quando gli dicono: guarda che tua madre e i tuoi fratelli ti cercano, Gesù risponde: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà di Dio, certamente nel Vangelo usa questa espressione generica senza specificare, è per me fratello, sorella e madre. Quindi, che cosa è successo con l'incarnazione? È successo che il Verbo è andato a prendere carne, vita, nel grembo di Maria Santissima, prima di venire alla luce. E allora questo che significa? Che il Verbo ti prenderà vita dentro di te, tanto quanto troverà vivente, attivo ed operante la divina volontà. Ecco perché è così importante fare la divina volontà e vivere in essa. Allora, la nostra intimità con Gesù, la nostra crescita nell'amore con Gesù, la nostra conoscenza di Gesù, la nostra comprensione del suo cuore, dei suoi pensieri, della sua anima, eccetera, è proporzionale a come e quanto impariamo a vivere nei divini voleri, in tutto, cioè fino al punto, cioè noi dovremmo, cioè quando, io spero sempre che lo Spirito Santo illumini bene le coscienze, no? Perché è impossibile, questa è una meditazione certamente condivisa, no? Ma dentro il mio cuore è evidente che si muovono, si formano, ecco, delle idee, delle comprensioni che sono condivisi, sono condivisibili fino a un certo punto, è impossibile. Allora, quando si dice di proprio rinunciare alla volontà umana, sono tante piccolissime cose, sono tanti modi di essere, di operare, di pensare, che sono purtroppo continui in noi e che piano piano dobbiamo riconoscerli come umani e dobbiamo abbandonarli. Gesù nel Vangelo ci dà qualche indicazione, insomma, no? Pensiamo per esempio all'affanno per la vita, alla preoccupazione, al darsi pensiero. Ce lo dice nel Vangelo di Matteo: non datevi pensiero per la vostra vita. Lo dice nell'episodio di Marta e Maria: Marta, Marta, ti preoccupi e ti agiti per tante cose, lascia perdere. Allora, quando una persona comincia, per questo che durante il ritiro dei giorni scorsi diceva che Santa Teresa, quando parlava di tante cose, diceva: io ci provo a spiegarle, ma le può comprendere perfettamente solo chi ne ha fatto esperienza. Perché si capisce quanto è brutto vivere alla umana quando, per grazia di Dio, in qualche circostanza si è riusciti a liberarsi delle nostre gabbie umane e si è cominciato a vivere, a pensare, a progettare anche, no? E in maniera divina. Si capisce anche perché Gesù dice: guardate, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, perché in me troverete la pace, il riposo. È così. Perché la mia gioia sia in voi e perché la vostra gioia sia perfetta. È così. Cioè, c'è proprio un senso di serenità, di leggerezza, di pace profonda, di gioia imperturbabile. Attenzione, tutto questo non significa non avere prove, tribolazioni, no,
ma significa saperle affrontare, saperle vivere e vivere queste cose stupendosi che ci succedano queste cose. Dice, ma come, dovrei stare in coma, dovrei stare disperato, dovrei stare angosciato, dovrei stare così, e invece no. Ecco, questo è l'incanto proprio del vivere nel divin volere. Poi Gesù torna di nuovo a far volgere lo sguardo sull'immensità del divino concepimento. Dice, fu tale e tanto grande che la gran ruota dell'eternità restò colpita ed estatica nel vedere gli innumerevoli eccessi del mio amore. Dice, tutta l'amore dell'universo restò scossa nel vedere rinchiudersi colui che dà vita a tutto, restringersi, rimpicciolirsi, rinchiudere tutto dentro di sé. E per fare cosa? Ecco il punto veramente meraviglioso dell'incarnazione, ed è anche quello che ci deve poi risponda, come dire, far sentire peggio sotto certi aspetti, nella misura in cui fossimo veramente, come molti sono, ingrati, ignari, proprio indifferenti dinanzi a queste cose, che evidentemente si possono contemplare, ma noi non possiamo comprenderle. Allora, che è successo? Appena il verbo va a rinchiudersi, cioè noi non possiamo concepire questa cosa qui, cioè dentro, come dire, era tutto qui in terra e di sé tutti i cieli riempiva, si legge nell'inno Agathistos, che se Dio vuole reciteremo questa notte dopo la prima messa dell'anno di mezzanotte, come ringraziamento e come qualcosa che dà il là all'anno in corso, no? Come abbiamo già fatto nella veglia dell'Immacolata, quel bellissimo inno che è un canto d'amore stupendo sia nei confronti di Maria Santissima che nei confronti del Verbo fatto uomo, no? Era tutto qui in terra e di sé tutti i cieli riempiva il Dio Verbo infinito. Poi continua, non già uno scambio di luoghi, ma un dolce abbassarsi di Dio verso l'uomo fu nascere da donna. Stupendo proprio, meraviglioso. E allora che cosa fa? Va a rinchiudersi in una creata e piccolissima umanità per fare cosa? Perché appena il verbo resta concepito in questa creata e piccolissima umanità microscopica, Gesù dà anche le proporzioni, che poteva paragonarsi alla grossezza di una nocciola, che cosa comincia a fare? Che l'immensità della mia volontà, e qui quando pensiamo a immenso, aver imparato un po' di catechismo tradizionale male non farebbe, l'immensità di Dio è quell'attributo per cui si dice che Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo, ora, ieri e sempre. Quindi raggiunge tutto, abbraccia tutto, e raggiunge ogni minima frazione infinitesimale di tempo e di spazio, dovunque si trovi, e lo fa in maniera istantanea. D'accordo? Noi non lo possiamo capire perfettamente, possiamo semplicemente arrivarci. Allora, che cosa fa? Questa immensità della divina volontà, cosa fa? Prende tutte le creature, passate, presenti e future, le racchiude come in un colpo d'occhio, come in un istante solo, cioè, ma ci rendiamo conto di quante creature, almeno umane, no, che sono esistite nel corso della storia, e quante vite. Che cosa ha fatto? Ha concepito in essa, cioè nella divina volontà, tutte le vite delle creature. Tutte. Sicché mentre parevo solo, cioè se uno avesse avuto il microscopio, cioè quindi che cosa è successo con l'incarnazione, dice il verbo si è fatto carne, la divinità è rimasta concepita istantaneamente in quella piccola, diciamo, sostanza di natura umana, animata già dall'anima razionale formatasi nel grembo della Vergine Maria. Dice, è successo questo? No! Cioè, se ci avessi avuto il microscopio,
E Gesù fa anche un esempio caruccio, no? Se tu prendi un pochino d'acqua cristallina, questo i chimici lo sanno, se la metti al microscopio, dice, ma come, sembrava tanto trasparente, sembrava tanto pura, sembrava tanto limpida, si vede un mare magnum infinito di puntini, di cose, eccetera, eccetera, che sono i microbi, no? I batteri. Ecco, che quando vedono queste cose, quelli che sono un po' fissati, cominciano a farsi venire, ecco, le nevrosi, no? Non campano più i microbi, le cose, malattie, a destra e a sinistra. Ecco, dice, però questa immagine, dice, quello che stava succedendo in me. E perché ha fatto questa operazione? Perché ha concepito in lei, nella divina volontà, tutte quante le creature. Ah, per un motivo semplicissimo. Per dar loro la vita. La vita con la V maiuscola. La vita con la V maiuscola, che dà la vita con la V maiuscola a tutti. La vita che cos'è? La pienezza di vita. Perché tu avessi una vita qui. Stupenda, bellissima, meravigliosa, anche sulla terra. E qual è la vita bellissima e meravigliosa? Lo dice Gesù. Un Dio che ama, che a qualunque costo vuol legare col suo amore la creatura per farsi amare. Cosa dice Gesù nel Vangelo di San Giovanni? Questa è la vita. Nuno vuole sapere qual è la vita, ma che razza di vita che facciamo, che brutta vita. Allora, la vita è una sola. Ma non ci crede quasi nessuno. Vangelo di San Giovanni, che per grazia di Dio stiamo approfondendo quest'anno, ma probabilmente ce lo porteremo per qualche anno, perché è mia intenzione, insomma, proprio andarlo anche per me a ripercorrere, gustandoselo proprio per quanto è bello quel Vangelo. Dice, questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Attenzione, conoscere alla San Giovanni, questo è un termine tecnico del Vangelo di San Giovanni, non è una conoscenza teorica, astratta, ma è la conoscenza di un innamorato, come abbiamo meditato nei giorni scorsi durante il ritiro. Cioè, non è quella cosa che molte anime buone, anche molte che si accostano al Signore, no? Parlano dell'amore di Dio, dice, ah, io lo so che Dio mi ama, cioè Dio è amore, Dio mi ama così come sono, tutte queste cose qui, ma si sente che sono, per carità, cose vere, d'accordo? Ma, pur essendo cose vere, non sono cose che la persona ha vissuto, d'accordo? Sono in paradiso, per carità. Ripeto, sono vere, ma non sono frutto di una esperienza, percezione personale. Cioè, io nell'amore di Dio ci vivo, lo percepisco, lo sento, vive in me, lo ricambio, ne godo per quanto possibile anche in questo mondo. Ma questo è ciò che Gesù ha fatto. Questo Gesù l'ha già fatto per noi, nell'atto stesso in cui si è incarnato, ce l'ha detto oggi. E come mai che la stragrande maggioranza delle persone, zero assoluto, perché restiamo sempre, restiamo al solito antico e permanente e drammatico problema, che vuol legare col suo amore la creatura per farsi amare. Quindi, questo non è una cosa a noi imposta, né è qualche cosa di automatico, d'accordo? Quindi perché? Perché se fosse automatico non sarebbe un legame d'amore. Cioè Dio vuole che tu, appena c'hai una percezione minima anche di quanto Dio ti ami, cominci a metterti in moto, a camminare, a rispondere, a intessere, a intraprendere un dialogo, un percorso d'amore che ti porta sempre più e sempre meglio a farlo, a conoscere quello che ti dà, a vivere quello che Dio ti dà e a ricambiarlo e a gustarlo tu, che questa è la vita. Capito? Sempre nel Vangelo di San Giovanni, che è sempre bellissimo. Al termine del colloquio con Gesù, di Gesù con la Samaritana, la Samaritana è andata a dire in giro: oh, guardate che forse che qui c'è sta uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto.
Ma questo che sarà mica il Messia? Si vada a controllare alla fine del capitolo 4 del Vangelo di San Giovanni, no? E dopo però, dopo un po', si vede che questi samaritani, che poi incontrano personalmente Gesù, gli dicono: adesso noi non crediamo più per quello che ci ha detto la samaritana, ma perché noi stessi abbiamo visto e constatato che tu sei figlio di Dio. Allora, è vero che la fede nasce da un annuncio, no? Tutto quanto il tempo d'avvento ci ha, come dire, polarizzato sulla figura di San Giovanni Battista, perché tu non ti metti in contatto appunto con l'amore di Dio se qualcuno non te lo dice, come Gesù lo sta dicendo oggi: io sto facendo la tromba, guarda che tu sei stato concepito in un atto di amore eterno del mio stesso concepimento, per conoscere l'amore che io ho per te, per ricambiarlo e perché tra me e te possa nascere e crescere un rapporto di amore fondato sul mio, sulla tua risposta nella più assoluta libertà. Questo è l'annuncio. L'annuncio poi però deve essere accolto, io ci credo a questo annuncio e lo comincio a vivere. Così funziona. Quando funziona bene. Ecco, prendere le vite di tutti e far rinascere tutto. La grande opera compiuta in uno con l'incarnazione. Ecco perché quando pensiamo al verbo fatto carne dovremmo veramente rimanere strabiliati, no? Ed ecco perché la Chiesa nella sua sapienza, con l'Angelus, no? Con l'Angelus Domini, che 3 volte al giorno si dovrebbe recitare, all'alba, a mezzogiorno e alla sera, che cos'è l'Angelus? È un rievocare, un ricordare il mistero dell'incarnazione. Si parte dall'annuncio dell'angelo e poi nella terza invocazione, verbum caro factum est, habitavit in nobis, no? Quindi si contempla questo. E adesso ogni volta che lo contempleremo ricorderemo che io, tu, siamo stati integralmente in uno, concepiti in un atto di amore, con un pensiero esplicito, fatto dal Verbo incarnato nella Divina Volontà, nell'atto stesso in cui lui si è incarnato. E questa operazione divina, questa concezione divina, ha operato già in me una rinascita finalizzata alla possibilità di riconoscere, accogliere, ricambiare l'amore che Gesù ha per me, quello stesso amore che ha spinto la Santissima Trinità a decretare l'incarnazione per noi uomini e per la nostra salvezza. Della nostra Santa Vergine Maria, abbiamo provato a contemplare questo oceano di luce che si è offerta alla nostra meditazione, una bellissima meditazione di saluto a quest'anno appena trascorso, di cui con tutto il cuore oggi, possibilmente sia in pubblico con la celebrazione del Te Deum, che anche in privato, ecco, trovando il tempo di metterci davanti al Signore e ripercorrere tutte le opere che Lui ha compiuto nella nostra vita durante quest'anno e dargli un grandissimo grazie, dirgli un grandissimo grazie, lanciargli un grandissimo grazie, e questo grazie culminerà, ecco, nel grazie per il mistero dell'incarnazione e del concepimento, per tutto quello che ha fatto, ecco, per noi senza che noi lo sapessimo. E lo ringrazieremo anche perché forse prima non lo sapevamo, ecco, adesso almeno ne siamo consapevoli e possiamo meglio accogliere tanta grazia e ricambiarla. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.